Liste d'attesa in area vasta 2, abbiamo guardato i dati non solo complessivi di forte miglioramento che c'è stato sulle priorità B e D, che sono le più significative in termini di tempi d'attesa, insieme alle programmate che vedremo da qui a breve, non solo il dato generale ma anche quello per singola area vasta. Nell'area vasta 2 si conferma un buon risultato, il 98,4% delle risposte rispetto alla domanda di prestazione sanitaria viene erogato, quindi una percentuale diciamo, di alto livello su scala nazionale, chiaramente con la soddisfazione dei cittadini, col fatto che devono spendere meno, non dovendo più rivolgersi alla prestazione privata perché la ottengono in istituzionale, con degli obiettivi di miglioramento perché vorremmo sempre più che la risposta fosse nel territorio. Oggi l'80% di chi ha soddisfazione ce l'ha nel territorio, un 20% deve uscire dall'area vasta. Quindi vogliamo lavorare da una parte per mantenere un dato così significativo in termini di risposta e dall'altra di fare in modo che questa sempre più la si possa trovare vicino a casa. Chiari rispetto al passato.